Oltre 120 titoli, 8 nuovi ambienti e soprattutto 70 anni di storia di Cinecittà. Dal neorealismo, la Hollywood sul Tevere, fino ai divi dei diversi decenni, Cinecittà si mette in mostra raccontando alcune delle sue pagine più importanti. Girando a Cinecittà, questo è il titolo del nuovo percorso espositivo permanente, aperto negli storici studios di Via Tuscolana, per un viaggio che attraverso scatti, costumi, scenografie, volti noti e lavoro di maestranze va dal 1937 agli anni 90. L'iter tocca alcune produzioni cult come Cleopatra, Ben-Hur, Quo Vadis, I soliti ignoti, per un pugno di dollari solo per citarne alcuni, e se allora le scenografie caratterizzano ogni spazio a dominare sono proprio i personaggi, da Alberto Sordi, Walter Chiari, Alessandro Gassman, fino alle divine Sofia Loren, Monica Vitti e Virna Lisi. Italo Moscati, dopo Perché Cinecittà, si inaugura all'interno degli studi un nuovo spazio espositivo permanente, si gira a Cinecittà. Girando a Cinecittà, viene ovviamente dal Si Gira. Sì, questo è uno spazio che completa il racconto. Nella prima parte abbiamo appunto presentato la progettazione, poi la costruzione, l'inaugurazione, i primi film e anche quel tipo di promozione molto diversa da quello che si fa oggi per i film dell'epoca, che erano commedie brillanti ma anche film storici con personaggi come Vittorio De Sica oppure Assia Noris e la giovane Anna Magnani. Quindi era una storia che è durata dal 37 al 43, perché poi chiuse Cinecittà per via della guerra, ci furono gli anni del neorealismo, Rossellini, naturalmente anche un giovane Fellini che lavorava con Rossellini per la sceneggiatura, Visconti, e quindi un pezzo di storia che è rimasta e che comunque ha segnato il cambiamento tra il periodo precedente e il periodo del dopoguerra e poi di Cinecittà, che riapre nel 48. Nomi che hanno dato voce e volto appunto a costumi e desideri del nostro paese nel tempo, senza dimenticare Gregory Peck, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, ed ecco allora scorrere sotto gli occhi dei visitatori colossal, polizieschi, commedie e lungometraggi di respiro internazionale. Allora, girando a Cinecittà, comincia appunto nel 48 con un film che si chiama Fabiola, che è un colossal di coproduzione italo-francese, non ancora americana, perché subito dopo, poi nel 50-51, arriveranno gli americani con Quo Vadis, in cui la comparsa era Sofia Loren, giovanissima, e lì comincia un'altra storia. Comincia una storia di un cinema che fa sempre le commedie, ma queste commedie non sono sofisticate, non sono più quelle dei telefoni bianchi, ma sono le commedie dolci, satiriche, di pane, amore e fantasia, pane, amore e gelosia. E poi dopo, pian piano, queste trasformazioni all'interno della commedia passeranno da General Lollobrigida, dal maresciallo Carotenuto di De Sica, ai grandi della scena comica italiana, Peppino De Filippo, Totò, culmineranno nei Soliti Ignoti, nella Banda degli Onesti. Insomma, il cinema italiano aveva trovato anche in tempi di pace, in tempo di ricostruzione, una voglia di parlare al pubblico dei suoi sentimenti, delle sue aspettative, di qualcosa che fosse meno togato, meno indivisa, no? Rispetto al passato, e quindi un'Italia che aveva voglia anche di sorridere dopo aver vissuto tante tragedie. Ed è stata un'epoca, devo dire, incredibile. Una sezione è dedicata agli spaghetti western, anche qui ad essere proposto è un viaggio nel tempo, dagli anni 60 fino a Django Unchained di Quentin Tarantino, omaggio anche a Sergio Leone con C'era una volta in America. La mostra permanente, arricchita da filmati estratti da opere di grandi registi, si affianca quindi alle due preesistenti, dal titolo Perché Cinecittà, che va dal 1935 al 1945, e Backstage. Si pensi che Cinecittà complessivamente dal 37 più o meno ai nostri giorni ha realizzato circa 4.000 film. È una cosa impressionante. Per raccontare questa cosa, come io ho dovuto fare per questa mostra, ho dovuto fare lo speleologo, il minatore, con una lampadina in testa come minatori, sono andato alla ricerca di quello che poteva essere interessante. Naturalmente una sintesi, perché come si fa a raccontare? Abbiamo trovato tanti modi, citando i manifesti, le fotografie, di parlare di un gran numero di film, però quello che contava per me era mettere in ordine le citazioni dei film e anche tutti questi contributi visivi in un ordine come se fosse una grande saga
che riguardava appunto Cinecittà, ma non tanto solo come stabilimento, ma come un luogo dove i sentimenti, le aspettative, le emozioni, i dolori, le gioie venissero fuori, trovassero qui un punto di riferimento, come un crogiolo. E credo che la mostra in qualche modo ci avvicina al fatto inedito di una Cinecittà che non è solo glamour, che non è botteghino, che non è soltanto industria, ma anche qualcosa che appartiene alla coscienza di coloro che hanno ricontato agli italiani un'Italia aperta al mondo. Uno spazio espositivo che diventerà quindi permanente. Sì, previsto che durerà 5 anni, noi ci auguriamo che magari poi dopo facciamo un altro lavoro, perché saranno passati 5 anni, ci saranno anche altre cose da raccontare, perché è questo che io ho misurato, e cioè che qui basta alzare una pietra, c'è un pezzo di storia interessante, e quindi è una storia che non finisce mai. Perché? Perché è una storia di persone, non solo di artisti, dei registi o degli attori, come siamo abituati a considerare, ma dei costumisti, degli scenografi, dei tecnici, delle persone che lavorano negli stabilimenti. Cioè c'è qualcosa che appartiene a Cinecittà e la si sente nelle pareti, negli studi, c'è una qualcosa di vivo. Sono i ricordi, non sono fantasmi, i fantasmi sono le pellicole, sono la celluloide, ma invece le storie delle persone che hanno vissuto qua, che hanno lavorato qui, in realtà hanno anche determinato questi risultati che restano ovviamente nella storia del paese e non solo del cinema internazionale. Una mostra quindi che è soprattutto un viaggio attraverso i generi cinematografici che hanno caratterizzato la storia del cinema passato per gli studios romani, un percorso in cui si rende omaggio alla fabbrica del cinema italiano, alla sua storia, ai suoi protagonisti e ai suoi interpreti, un viaggio quindi tra storia, passato e memoria.